Buongiorno, buongiorno. Giorno. Ah. Scusate il ritardo, ma ho provato a parlare e non ce l'ho fatta. Sapete perché? Per l'allergia. Mamma mia, oggi è potentissima. Penso per via del coso, del sole, della bella giornata che c'è. La mia vita è condannata o alla pioggia per stare bene. O è semplicemente condannata a bellissime giornate di sole e a pruriti all'orecchio, mal di gola e mal di testa e fischi alle orecchie, tra l'altro. Quindi scusate il ritardo, insomma, come state? Come state? I miei bei ragazzoni, ragazzine. Ah, ragazzine, non c'è la versione più grande di ragazzine, ragazzacce, no? No, non esiste. Battiamo questo gender, dai. Battiamolo. Insomma, bentornati a un'altra giornata di io che gioco a Pokémon, voi che guardate e ascoltiamo tutti insieme le notizie. Ho fatto un piccolo check prima di iniziare. La prima notizia, sì, proprio la prima notizia sarà riguardo alla funivia. Poi vediamo di che cosa si parlerà dopo. Sono soprattutto curioso di Radio Tremondo perché ieri non sono riuscito a seguire le notizie dal mondo. Non per qualcosa, ma perché boh. Ho ascoltato solo il GR3, non si parlava del mondo. Pa, che dire? Sempre sempre le solite storie sulla GR3, però ci tocca sempre ascoltarlo, non si sa mai, ci perdiamo qualcosa dell'Italia. Saremo vaccinati tutti entro settembre, a quanto pare, speriamo bene, dai, sono abbastanza positivo. Allora, andiamo, siamo pronti? Non siamo pronti, siamo pronti. Ci siamo? Sì, aspetta che sposto il browser da quest'altra parte. Dov'è il browser? Eccoci qua. Browser. Eccolo qua. Siamo pronti? Via. No, ma porco Giuda. Ecco, appena dico siamo pronti, mi viene da starnutire. Via. Mamma mia, che forte direttrice che è. Perché così Simona Sala. forte? Strage della funivia, tre persone Un po' fermate, meglio non così. consapevoli dei freni disattivati. Lavoro compromesso, la mediazione sui licenziamenti trova il muro sindacale. Umanità alla deriva, migranti, quanto è distante l'Europa? Un giro di compasso sul Made in Italy, Yes. inaugurato a Milano il Museo del Questo, se non sbaglio, Disabile. non ce l'ho. Buongiorno da Francesco Nidorina. D'Ayala, in studio con Simona Petracca. Svolta nella notte sul disastro di Stresa. Fermate tre persone, tra queste anche il titolare dell'impianto. Linea all'inviata. Hanno ammesso Ma le porco Giuda, responsabilità che e le bilancio di fermate me. per il disastro della funivia Stresa-Mottarone. Sono il titolare della società che gestisce l'impianto, Luigi Nerini, il direttore e il capo operativo. Sapevano che la funivia viaggiava senza un freno di sicurezza, ma la fecero andare lo stesso nella convinzione che la fune non si Avete sarebbe mai sentito? rotta, cosa che invece è capitata domenica mattina. Convinzione L'impianto che non si aveva dei sarebbe mai problemi rotta. tecnici da giorni, spiega la procuratrice Olimpia Bossi. Questi interventi non erano stati risolutivi e si è quindi così pensato di girare, eludere, rimediare. Senz'altro aveva fatto diversi viaggi più giorni, era entrato in funzione da circa un Che mese. lancio di Nerini, cacca. insomma, avrebbe trasportato altri passeggeri per tante altre corse con quel blocco di ferro che in gergo viene chiamato forchettone e che ferma le ganasce impedendo al freno di stringere la fune in caso di emergenza. Dovrebbe La essere svolta buono al questo termine come di una notte di lancio. interrogatori serrati, iniziati ieri pomeriggio intorno alle 5 e Porco Giuda. terminati poco prima dell'alba.
Alba. Per i tre in stato di fermo nelle prossime ore verranno chieste pochissime bacche, tra l'altro. Le indagini vanno avanti. Si deve valutare la posizione di altre persone. Ancora da capire, infatti, anche perché la fune tirante si sia spezzata all'improvviso domenica mattina. Da Stresa con Sergio Ciani, Carla Frogheri. A voi. Eccellente. Sul fronte del Covid in giornata si era impallato. Discuterà di una possibile zona bianca. Adesso scappa sicuro. Coprifuoco alle 24. La pandemia intanto continua a rallentare, oltre 3200 i casi nelle ultime 24 ore, mentre aumentano le persone vaccinate, siamo quasi 32 milioni. Entro settembre saremo tutti immunizzati, ha detto il commissario Figliuolo. Lotta al Covid, lavoro e ma l'avevo già catturata, forse Nigiolina. Come si fa a vedere se l'ho catturata oppure no? Porco Giuda, vuoi vedere che ho cappellato? Ma no? Sì, l'avevo catturata. Che scemo. Come si fa a vedere se l'ho catturata o no? Mannaggia a me, mannaggia. Nell'idea del Premier per rilanciare tutto il settore turistico, c'è soddisfazione anche per come procede la campagna vaccini. Per agevolarla si pensa al conferimento obbligatorio in emergenza delle licenze sui brevetti. L'altra accelerazione nella lotta al Covid è sul recovery plan. Sul decreto allora, di là non posso andare perché... Nei prossimi giorni troveremo un punto di incontro fra le diverse visioni della maggioranza. Assicura il Premier. Penso di poter camminare anche per la soluzione Crab qualcosa, come si chiamava? Siamo in linea, dice, con gli altri paesi Crab europei. King, no? Invece al prossimo vertice europeo della rivoluzione per la avrebbe voluto parlarne già ieri a Bruxelles. Il pensiero va alle fotografie calma, dei corpi con quelle cheline. Quelle immagini di quei bambini sono veramente inaccettabili. Lancio un po' di cacca. Con la Francia all'Europa, l'Italia chiede una risposta. Ho preso lo stesso per raggiungere finalmente l'intesa sui ricollocamenti. Draghi esorta i buoni propositi ora si traducano in fatti. Da Bruxelles con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR3. Alla soddisfazione di Draghi sul blocco dei licenziamenti, il muro dei sindacati contro la mancata proroga della moratoria dopo il 30 giugno. Cassa integrazione incentivata per le imprese che non licenziano dal 1 di luglio, ma niente proroga generalizzata del blocco dei licenziamenti. La mediazione ormai blindata insieme al governo non basta a placare le polemiche, però il sindacato alza un muro compatto. La CISL parla di 577.000 posti di lavoro in pericolo. Ai microfoni di Radio 1, Maurizio Landini, leader della CGIL, sostiene che l'esecutivo dia troppo ascolto a Confindustria. Tutto il contrario, ribatte. Sempre ai microfoni di Radio 1 a Zapping il vicepresidente di Confindustria con delega 5, al lavoro, 4, quanti sono? Stirpe. 4. Il Ministero del Lavoro dà troppo ascolto invece alle ragioni della controparte sindacale. Polemiche ingiustificate, la risposta del ministro Andrea Orlando. Sono soltanto preoccupato di dare quanti più strumenti possibili per evitare effetti negativi sui lavoratori italiani. Continuiamo con il lavoro e con il confronto. Entro luglio porteremo la riforma degli ammortizzatori sociali in consiglio e lei, dei ministri. Ricordo. Stefano Marcucci, GR3. Maggioranza divisa sul lavoro e semplificazioni. Centrosinistra e 5 Stelle difendono il Demo Orlando. Di Maio chiede maggiore coesione. L'intesa con il centrodestra è lontana. E Salvini accusa il PD di minare il governo. Nessun blitz replica alle accuse il ministro del lavoro. Lui ha ribattuto con piacere tutti e quattro. Del blocco dei licenziamenti ho parlato apertamente e agli altri partiti di maggioranza manda un messaggio. Ripongano le bandiere o mettono a rischio tutto. Letta, che ha difeso Orlando, a breve potrebbe incontrare Draghi per un chiarimento dopo la frenata di Palazzo Chigi anche sulle proposte fiscali targate PD. Nell'anticipazione del suo libro il segretario Dem sottolinea che la crescita deve essere ancorata a maggiori diritti e giustizia sociale. Con Orlando si schierano anche l'EU e 5 Stelle. Di Maio intanto chiede più coesione nella maggioranza in vista dei prossimi passaggi sulle semplificazioni. Senza queste riforme noi non riusciremo a spendere in 3 anni gli oltre 200 miliardi di euro che ci spettano come Italia. Forza Italia e Lega attaccano Orlando, il forzista Tajani parla di una sorta di inganno sul blocco. Cazzo la rola, su Prezzano mi ricordo che era potente. Vogliono minare il governo. Dall'opposizione Fratelli d'Italia accusa l'esecutivo di essere troppo spostato a sinistra, Ciriani. Anche sul decreto semplificazioni il governo in ostaggio di PD e 5 Stelle. Impressionante marcia indietro del governo sul blocco dei licenziamenti, commenta Fratoianni, Sinistra Italiana. Siamo fossa, non si sa mai sia più veloce di noi. Barbonaglia, GR3.
Come abbiamo sentito, è ancora forte lo shock per le immagini di un neonato, un bimbo e una donna senza vita sulla spiaggia di Zuara in Libia, vittime dell'ennesimo naufragio. Ma l'Europa stenta ancora a trovare evitare quella zanna, se fallivo era un disastro. La vista di bimbi senza vita sulla riva del mare, consapevoli che nessuno metterebbe i suoi figli su una barca a meno che la terra non sia più pericolosa dell'acqua. Matteo Villa del programma Migrazioni dell'ISPI. Al momento in Libia ci sono tra le 50.000 e le 100.000 persone che vorrebbero venire in Europa e purtroppo tentano un viaggio che è molto pericoloso, come abbiamo visto. Porco, se dico il capo, di queste persone tra le 5 e le 10.000 sono detenute nei centri di detenzione, purtroppo sottoposte a trattamenti disumani. Sto bambocci è fortissimo. Da parte degli trafficanti stessi. Cosa può fare l'Europa per evitare tragedie simili? L'Unione Europea può fare due cose. Sono i Pokémon di tipo ghiaccio sono forti. Per le persone che sono profughi, che sono fuggite da una guerra, in Libia si può aprire un corridoio umanitario, cioè trasportare queste persone. Che figa quella canzone. Se non conoscete la canzone Lorelai, pericolosissimo via mare. Per le persone che vorrebbero venire in Italia e in Europa come migranti, dei Cocteau Twins, ascoltatela. Tutta Europa ha praticamente cancellato le quote di super 4 per questo. Mi ricordavo quell'Apras. E proprio questo fa sì che vedete che era e proprio per questo per 4 una tragedia che dovremmo cercare di evitare. Già, mi ricordavo più o meno. Focus GR3. Nel nostro approfondimento l'incontro a Ginevra tra il presidente americano Biden e il suo Putin annunciato per il 16 giugno, un appuntamento che arriva 35 anni dopo lo storico vertice di Gorbaciov-Reagan, che segnò il primo passo verso il superamento della guerra fredda. Sul tavolo in primo piano il ritorno alla stabilità delle relazioni tra i due paesi, soprattutto dopo le schermaglie tra i due leader, Biden, che ha definito il capo del Cremlino un killer. Potremmo aggiustare un secondo una cosa. L'analisi di Mario Del Bello, professore all'università parigina Sanspo. Un conto la retorica e l'altro sono le pratiche. Russia e Stati Uniti hanno molteplici dossier sui quali è necessario dialogare, usare una certa fluidezza nei toni, come ha fatto Biden, serve anche per contenere le pressioni interne dell'opinione pubblica e del mondo politico molto critiche verso la Russia, avere una piccola apertura funzionale appunto al negoziato. Eccoci, scusate. Russia e Stati Uniti sono pronti a cooperare. Mi dà fastidio che c'è qua un piccolissimo filetto della lettura del video iraniano. Ci sono dei negoziati a cui partecipa magari quelli in passato la Russia ha svolto, anzi non proviamo a fare così. Soprattutto Russia e Stati Uniti hanno un dialogo diretto bilaterale loro su un comune denominatore che li lega, scusate, il nucleare e i rischi di cui le armi nucleari continuano a farsi portatrici, e c'è una volontà di rilanciare blocchiamo e ritorniamo al gioco. Ampio raggio. La questione israelo-palestinese. Dobbiamo ricaricare questi poveri Pokémon. Consolato a Gerusalemme Est, la parte che i palestinesi considerano loro capitale, e la Russia è stata chiamata a mediare. Difficile la Russia possa svolgere un ruolo nello specifico del conflitto israelo-palestinese. Devo ricordarmi che ho un Pix nella casa là dove l'alleno, conoscendomi me lo dimenticherò. E mi farebbe comodo un Pokémon di fuoco. Quattro uomini dei servizi di sicurezza accusati a vario titolo di aver rapito, torturato e ucciso nel 2016 il giovane ricercatore. Sono quasi al tunnel roccioso, porco Giuda, che noia il tunnel roccioso. Ma ora inizia una nuova fase, dice il presidente della Camera Fico. Chi credeva che l'Italia si sarebbe arresa sbagliava. Gli imputati in aula probabilmente non compariranno mai. Processo, come si dice, tecnicamente in assenza, ma a tutti gli effetti un processo. I quattro uomini della National Security egiziana, un generale, due colonnelli e un maggiore, sono tutti accusati del sequestro di Giulio. Uno di loro, se ne hai una gratis, regalami pure. La decisione abbandona, yes, non vedo l'ora. Decisivo dopo anni di una difficilissima inchiesta che si è dovuta districare tra false verità e depistaggi arrivati dall'Egitto, assieme a scarsa collaborazione, silenzi, omissioni. La nuova e difficile sfida per i magistrati della capitale, quindi tunnel roccioso, sia sarà portare in aula anche i testimoni egiziani che con il loro racconto speriamo hanno contribuito bene alla ricostruzione di quanto accaduto a Giulio in quelle tragiche giornate di fine gennaio 2016, pedinato per settimane prima di essere rapito, torturato e infine brutalmente assassinato. Avevo detto che l'allergia oggi era pesante, scusate. Restano in silenzio, si volta
alta pagina. Ivi versus Ivi. Alessandra Ballerini. Continuate a starci vicino, al fianco. La strada è ancora lunga, ma è un buon inizio. Martina H. Just subscribed. La pagina culturale inaugurata a Milano, un museo che racconta una grande eccellenza italiana. What? Come fulcro del museo, la cosa ti sei registrata, Martina? Scusami. Naturalmente, ma anche materiali e documenti. Grazie comunque, grazie veramente, ma come sei riuscita a registrarti sul nostro canale? Grazie comunque. Cosa ti sei, se sei in chat, fammi sapere su cosa ti sei sottoscritta. Sottoscritto, non ho letto bene. Credo Martina. Vorrei vedere sulla cosa. Vedere sulla... come si dice? Non riesco. Abbiate pazienza. Grande pubblico. Permanente ma contemporaneamente flessibile. Si accenderà sempre di più di tanti possibili aggiornamenti e approfondimenti. Sede del museo, edificio di archeologia industriale, che si allunga tra due accessi contrapposti, piazza del Compassatoro in via Bramante. Luciano Gallimetti, presidente ADI. Un museo aperto e non solo come metafora, un museo con una vera e propria strada al centro, con grandi finestre dalle quali per vedere sulla recente su quello che è successo sulla live. Andiamo sulla dashboard di Streamlabs. Scusami, ma perché me lo son perso? Eventi recenti. Martina H, grazie veramente. Non so cosa ti sei iscritta. Riesci a dirmi a cosa ti sei iscritta? Sono veramente grato. Veramente grazie. Ah, su coso? Su YouTube, scusami, ma non mi è arrivato il coso. Non mi è arrivato il l'annuncio, diciamo, l'alert giusto. Grazie veramente. Il giornale grazie. Termina qui, vice direttrice Maria Teresa Torcia, responsabile di edizione Raffaele Roselli, in redazione Laura Guida. Torniamo noi. Non smetterò mai di ringraziarti. Grazie mille. Sono Roberto Mancini. Mettiamo fuori campo, ma la mia... Radio Tremondo. Allora, Radio Tremondo, vediamo che succede. Radio Tremondo. Fabri, ben ritrovati in una rassegna della stampa estera di Radio 3 26. Ivi contro Ivi, farei fiamma bam, vediamo. Questo nostro spazio andando su Al Jazeera, che tra i molti siti di informazione internazionali dà la notizia arrivata ieri da parte della Casa Bianca della data ufficiale in cui si incontreranno. Devo ricordare di cambiare l'alert anche sulla piattaforma giugno, lo faranno di YouTube, perché abbiamo fatto tutto su Twitch. Non ho collegato tra le due nazioni, mentre quando ho collegato coso si aspettano una svolta, quando ho collegato YouTube a Streamlabs mi sono dimenticato di sistemare gli alert di coso di YouTube. Quindi scusami Martina di argomenti pressanti per il brutto e standard alert che hai ricevuto e che abbiamo ricevuto sulla live. La portavoce della Casa Bianca Jam Psaki. Continuiamo a lottare. Rimosso forse. Meeting bilaterale tra le parti. La Psaki ha detto anche ai giornalisti che Biden intende discutere con Putin. Confusione, speriamo bene che non faccia danni. Sul tavolo che complicano la relazione tra le due potenze, a partire anche dalla situazione in Bielorussia, così normale. La richiesta americana di fermare. Proviamo Fossa. Un tentativo di influenzare le elezioni. Dove mi ha mandato da parte russa tutte le... Se non lo seguite, andatelo a seguire. Tutta colpa del lag. Mi ha inviato la vicenda della una lista di tutti. Alexei Navalny, ma ha fallito, non era efficace. Secondo le dichiarazioni della Casa Bianca, appunto, me lo devo leggere. Lo devo proprio leggere. Del prossimo 16 giugno, ma racconta Al Jazeera di come lei, secondo l'interpretazione network del Qatar, le attese siano molto basse riguardo la possibilità che vi possa essere appunto
una svolta tra le parti e al momento nessuno si attende grandi risultati dall'incontro. Viene riportata nell'articolo la lunga serie di pressioni americane avvenute in queste settimane ai danni della Russia da parte dell'amministrazione Biden. Anzi, delle due megabolle. Un corso totalmente diverso. Dicevo, mi devo leggere bene quello che mi ha inviato Seven. Il loro canale, sono in tre. Il loro canale per questo è colpa dell'anno su Twitch. In Ucraina, mi ha inviato l'articoletto con scritto gli attacchi che sono efficaci contro altri e che non sono efficaci. Prosegue. E a quanto pare me lo devo leggere. Non so se ha fallito, ma dubito. Secondo me era proprio come messa la squadra. Come proposta di reset, potrei anche andare a batterla senza che fu sistemare i Pokémon, ma vabbè, facciamolo per sicurezza. Quando appunto il presidente di cui era vice, che bello, un altro subscriber di nominare su YouTube. L'inizio di quella che sarebbe dovuta essere una nuova era di rapporti diplomatici tra le parti, che poi non abbiamo molti subscriber iscritti su YouTube sul tema. Ma da questo punto che di bello vista, l'inizio di, una, di un incontro. Scrivetevi pure lì. Andiamo in questo trainer. Lo so che non è una passeggiata. Lo so. Questa è appunto la conclusione di Al Jazeera. Lo so che non è una passeggiata. Sono sbagliato anche parecchio lungo. Ginevra del prossimo 16. Giselda, coach. Ricordare in questa sede che c'è la possibilità quasi. Whirlpool lo chiamo io. Dell'amministrazione Biden. In realtà si chiama Polyworld. Svolta alla Russia, cioè è semplicemente Whirlpool. La relazione bilaterale. Che attacco fare? Lui? Proverei con Foss. Così. Le questioni che vengono raccontate retoricamente per un giusto per non sbagliare. Che sono usate come vettore di influenza. Ipnosi, e me lo sono evitato almeno questo. Questione navale, non sono facili di Polyworld. Come sempre in questi casi, già gli Stati Uniti proporranno, come ha fatto a utilizzare subito l'ipnosi dalla Cina e di accettare il proprio ruolo di socio di minoranza nel sistema americano. Com'è che 60 è mosso a 60, come è capitato in questi anni tanto con Possa Obama, 80 atteggiamento della dobbiamo fare di nuovo Possa della Russia, della politica americana nel futuro della Russia è sempre lo stesso. Quindi pressione quando serve, poi proposta di apertura in funzione anticinese. La pressione nei confronti di Mosca in questi mesi è servita, vale la pena ricordarlo, a Biden. Nice. Grande Ivi, grande Ivi. Rabbia presente, quel malessere presente. Per non sbagliare faccio un'altra volta Possa, perché questa dovrebbe essere KO. Soprattutto dai fatti Breccia, potente come sta Breccia. Campidoglio, e poi inevitabilmente anche Biden si ritrova ad offrire un'apertura alla Russia. Nice. Vale la pena ricordare che l'amministrazione politica conta relativamente in questioni come queste definite strategiche, come già sperimentato. Sto ascoltando apertura verso la Russia. Sto ascoltando le news. Di solito io ho sempre giocato e ascoltato le news. Quindi un po' come sveglia la mattina. Mi ascolto il GR3 e Radio 3 Mondo. Fammi sapere se si sente decentemente, perché ogni volta è difficile fare il mixing delle tre tracce, o tre tracce adesso, tra la mia voce, il gioco e il coso. Il gioco vorrei che si sentisse pochino come sottofondo, poi lo tiro su come volume dopo. Quindi adesso stiamo ascoltando Radio 3 Mondo, che è su Radio 3. Lo stiamo ascoltando in differita. Stiamo ascoltando in differita perché è alle 6.50 di solito. E niente, lo uso veramente come sveglia. Sì, tanto per capire quello che si. In realtà si sente abbastanza bene. Oh, sono contento, grazie. Sono contento. Perché almeno so quello che è successo nel mondo. Di solito facevo semplicemente le news senza giocare, ma adesso che mi è arrivata l'allergia quella potente non riesco neanche tanto bene a parlare, perché sarebbe sempre uno
uno sniffing col naso continuo e cose del genere. Quindi ho detto, fino a luglio-agosto metto in pausa le news dove le leggevo, dove le ascoltavamo, e faccio fare a chi lo fa come lavoro il leggere le news. Quindi GR3 e Radio Tremondo. Ah, ho sbagliato Pokémon, tra l'altro. Sonnifero, veleno polvere. Non veleno polvere. La Silvia ti ha scritto riguardo domenica. Avvelenato, nice. Immagino, ma appunto di solito sono tutte puntate sullo stress free, le mie live sono molto tranquille, anche quelle della Silvia che le fa il martedì pomeriggio e leggere un libro, quindi molto molto chill, perché anche per condizioni fisiche e psicologiche. Ok, venite domenica, perfetto. Anche per condizioni fisiche e psicologiche non riesco a gestire lo stress. Ma che veramente dei videogiochi, eh. È assurdo. Quindi la mia vita è soltanto un stare tranquilli. Martedì pomeriggio a che ora? Alle 16.30. Alle 16.30. Sono orari, capisco, per molte persone sono orari un po' difficili, però comunque li puoi vedere in differita sia su Twitch, sulla sezione video, oppure direttamente su coso? Su YouTube. Quindi se ti interessa puoi seguire il tutto lì. Noi abbiamo fatto tutti i format che siano riguardabili anche il giorno dopo, appunto per non avere, indovina cosa, lo stress di essere sempre solo connessi a quel momento preciso della live. Quindi mi fa semplicemente e solo, soprattutto, piacere che le persone con tranquillità lo possano guardare. Le notizie, io che gioco ad un altro gioco, appunto la Silvia che legge il libro il giorno dopo o quando si vuole, perché su YouTube resteranno sempre lì, non scompaiono. Su Twitch dopo 2 mesi credo che scompaiono, ma quindi uno ha tutto il tempo per rivederselo anche su Twitch. Su YouTube c'è tutto. Se vuoi, adesso sulla chat sono usciti tutti i link dove puoi trovare sia YouTube che, beh, Twitch, immagino che lo sai tu dove sia. E quindi se vuoi rivederti qualcosa della Silvia puoi vederlo lì. Comunque ieri Andrea è passato 5 minuti prima che finisse la Silvia di leggere. Grazie. Madonna, mi ha accappottato Pikachu. E con questo ti rimetto le news, che così le puoi ascoltare anche tu. Sono identiche, sebbene diverse sul piano retorico, sono fallite per opposizione delle agenzie federali americane che ancora non considerano utile un avvicinamento totale alla Russia, perché questo consentirebbe a Mosca di muoversi liberamente per il continente europeo, di avvicinare i paesi soprattutto dell'Europa occidentale con i quali raggiungere delle intese. Posizione che non si è modificata e che probabilmente anche nei prossimi mesi potrebbe, se non potrà, certamente far deragliare l'apertura di Biden pensata nei confronti di Mosca. E proprio su questo tema, visto l'annuncio e gli incontri che avvengono in queste ore tra delegazione cinese e delegazione russa, il Global Times, quindi andiamo in Cina, parlando e scrivendo del legame esistente tra Mosca e Pechino nell'interpretazione della Repubblica Popolare, che viene definito un bilanciamento strategico. Mi aveva detto l'articolo degli brava che avvengono in queste ore, e grazie, dico il bureau politico del Partito Comunista Cinese,
scusami, il naso di cola, e grazie di rendere le cose più serie sulla piattaforma di Twitch, perché è giusto avere un'immagine, quello che accade tra Cina e Russia, una bella immagine, insomma. Nel tentativo di cercare di comprendere, oh, Madonna, che è giusto avere un'immagine un attimo più carina, diciamo, ma soprattutto personale, direi, perché è pieno di Twitcher che fanno delle stesse cose, che giocano sempre agli stessi giochi, e quindi almeno con una grafica specialmente fatta dalla persona stessa o comunque dalla sua più cara, è bello. Io infatti con la Silvia, prima di iniziare, ma proprio un mese prima, abbiamo iniziato a fare tutte le grafiche, tutti i loghi, tutte le piccole minchiatelle che ci stanno dietro, giusto perché cioè alla fine va bene che una persona è sempre diversa, che fa lo stream di un gioco magari che lo fanno tutti, però appunto dare quel tocco in più, no? È sempre apprezzato. È volato via il Pokémon. È volato via il Pokémon, volevo catturarlo. Quindi grazie, veramente grazie anche da parte nostra, perché è bello e si vede quando un canale è curato. Che rende fra due imperi di questa natura molto difficile, sarà impossibile qualsiasi collaborazione strategica di ciò. Eccolo qua. Il calcolo americano nei confronti di una partnership. Ma tu hai fatto anche qualcosa di grafica, una scuola di grafica? È preoccupante, ma non decisiva. E ti dico anch'io, me la cavicchio con la grafica, ma non ho fatto nessuna scuola. Poca volontà da parte degli apparati statunitensi. Infatti ho visto che gli sta andando molto bene ad Andrea, e sono super contento. Ha più volte provato a realizzare lo stesso Biden ancora sull'argomento. Poi anche il giochino che sta giocando adesso è carino, perché lo giocavo un milione di anni fa. Quindi fa sempre piacere rivedere giochi così non dimenticati, non finiti sul dimenticatoio. Produce poi il Covid-19, la richiesta. Schianto che sei antica, tanta. Qui c'è Daniel Bersaglio con la coda, con una liana, qualcosa di simile. Totale e scientifica indagine sulle origini del Covid-19. Ho fatto un corso privato. Bene, mi fa piacere. Rappresentanti di Australia, Giappone e Portogallo. Che sono piccolo consiglio, mi raccomando, se riesci, fai tutto in vettoriale, che così se lo deve mettere, che ne so, su un Instagram, su... deve farci un coso, una cosa più grande, una cosa un po' più piccola, non perde di qualità. Se riesce a farlo, sul tema preparato da un team di esperti internazionali, è top, perché vuoi non vuoi poi ti esce fuori la questione: ah, ma voglio metterlo anche qui il logo, voglio metterle anche qua da un'altra parte. Brava, vai di Illustrator e non sbagli mai. Anche perché io penso sempre un pochino in grande, anche metti caso che vorrà fare poi delle magliette, che ne so, non c'è nessun problema poi fare le magliette, e tanto su internet si può fare di tutto. Le magliette, non devi rifare il logo, non devi riprenderlo, quindi top. L'Organizzazione Mondiale della Sanità insiste nel dire che tutte le teorie rimangono sul tavolo e nessuna può essere esclusa, proprio per questo l'America. Ma come cazzo l'hai vestito questo? Bellissimo. Nice, un cosplayer di Pokémon. Dopo l'emergere di intelligence, ancora una volta statunitense, che raccontava, l'abbiamo parlato in questi giorni. Poké fanatico. Di tre filologi cinesi nel novembre 2019 si sarebbero già ammalati di Covid-19 e lavoravano presso appunto l'Istituto di Virologia di Wuhan. Su questo tema è intervenuto anche Anthony Fauci. Comunque stavo pensando, domenica, voi mi siete mai stati a Treviso, da queste parti? Origine artificiale.
Ah, sì, 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 sì. Fai pure. In caso poi ne parliamo più avanti o semplicemente direttamente domenica. No, stavo dicendo, in caso pensate a cosa volete fare dopo domenica, dopo il taglio dei capelli. E in caso ci prepariamo, vediamo che cosa possiamo fare. Se volete andare a Treviso a fare un giro, fare aperitivo, quello che è. Diteci pure che ci organizziamo. Attraverso. Comunque poi ne parli con la Silvia. O se no, appunto, ancora ne parliamo direttamente domenica. Ok, perfetto. Allora, buona giornata, grazie di essere passata. Grazie veramente mille. Lo apprezzo molto. Rilevanza come dimostra lo scontro su questo tema. Ciao. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Buona giornata. Global Times che si diverte a dedicare un intero articolo all'avvertimento dell'amministrazione americana ai suoi cittadini a non viaggiare in Giappone in vista delle Olimpiadi che dovrebbero, condizionale ancora d'obbligo, tenersi proprio quest'estate nell'arcipelago. E il quotidiano cinese si chiede come Onyx, yes, Onyx grande addirittura, Cazzarola, Giappone. Wow, della, che del sogno, mi ha mangiato la Pokéball da una decisione americana, una sorta di brutto lancio però nei confronti di Tokyo. Tokyo che è il principale alleato statunitense oggi, forse porca la mannaggia, anticinese. Tokyo che si aspettava un sostegno americano troppo alto all'organizzazione delle Olimpiadi, già in bilico per quest'estate, vi ricordiamo già il lancio di carte rispetto all'anno scorso a causa del infatti immaginavo sì, l'avevo proprio così preso nuovamente colpiti. Ci vuole un'ora il tempo che arrivi tra l'altro la Pokéball in faccia a Onyx. Porca la mannaggia, ancora questo scappa in 0-2, lo so. Guarda che lancio ha deciso il governo giapponese lo scorso, prenderò mai aggiungere la prefettura di Okinawa allo stato d'emergenza del coronavirus, che già riguarda le città di Tokyo, Osaka ed altre prefetture fino alla subito 30, lo voglio Onyx, altro che Geodude. Grande, un grande Onyx. Sai perché lo voglio? È uno iato, adesso vi faccio vedere perché lo voglio Onyx. Ha detto che vi riesca, ma comunque che in teoria è uno dei Pokémon più grandi. Questo cosa vuol dire? Che è uno dei Pokémon più grandi. Olimpiadi proprio per spezzare dal punto di vista di Pechino. E io lo metto in squadra. Tra Stati Uniti e Giappone, la più importante sul piano strategico. Poi cosa succede? Lo faccio uscire dalla Pokéball. In Europa, come quella signora che avevo visto all'inizio. È un articolo surreale, ma yes! Yes! Guarda che roba! L'atteggiamento americano che da parte di Biden nei confronti dei paesi europei. Il titolo è interessante. Si trova wow, più a suo agio, un Graveler, un Rhyhorn di Biden anziché con quella di Trump. Nell'articolo si dimostra come buono, buono Rhyhorn europea si trovano meglio a trattare con la giovane. Voglio catturare anche te, non ti preoccupare. Donald Trump aveva alcun rispetto per le istituzioni. Non ho molte Pokéball, è un problema questo. Nella cristalleria quando si trattava di avere a che fare con gli alleati del vecchio continente, certamente si legge nell'articolo un po' più sopra, tra l'altro punto di vista un tono migliore, ma non vuol dire che le cose siano cambiate del tutto. Ad esempio i leader europei sono rimasti delusi dal fatto che dobbiamo prendere anche quei Graveler, cazzarola, non gli abbia dato nessuna subito notizia prima di annunciare. Bellissimo Graveler come Pokémon. L'incontro con Vladimir Putin a Ginevra il prossimo. E che Rhyhorn, guardate che roba. Giugno. Lo stesso modo, quasi un dinosauro. Prosegue l'articolo di Politico, non avvertito. Graveler. Yes, guarda che buffo quando cammina. Annullare i brevetti. Me lo ricordavo più bello però, siamo calmi. Mi avete cambiato Graveler, adesso è un po' brutto, ma fa niente. La cancelliera tedesca Angela, ottimo lancio, speriamo bene. Yes! La decisione
di Biden. Ancora viene ricordato come l'amministrazione americana, nonostante tutti i tentativi di allontanarsi da Trump, che dire, io Onyx lo farò uscire dopo, però per adesso teniamoci il nostro caro Saur. Onyx, ci vediamo dopo, tra l'altro in più minuti c'è che bello governi, quindi ho sempre avuto Onyx Mask, questo punto di vista divertente in cui ci si stupisce, ci si rammarica. Salviamo, non si sa mai qualcosa di catastrofico dovrebbe succedere, sono già 12 ore di gioco. Biden e Trump, non stancherei mai di giocare. Spazio di influenza, cioè, ovvero nice. Il continente europeo con un'arroganza. Bellissimo anche lui come molto felice dell'articolo, la scelta è azzeccata. Ma non sono tutti matti Golbat, si muovono sempre. Guarda che lancio. Rispetto a quella devo usare per forza le Pokéball perché sennò qua Anthony Blinken. È più difficile prenderlo con lancio un po' brutto. La volontà americana di riaprire il proprio consolato quasi a Gerusalemme quasi no, palestinese, il consolato difficile prendere sto coso qua. L'amministrazione Trump ed inglobato nella nuova ambasciata americana presso Israele a Gerusalemme. Dai, stai fermo un attimo, ottimo a quanto pare, vabbè, vediamo rilanciare i rapporti proprio tra l'autorità palestinese. Yes. E gli Stati Uniti, non è stato annunciato il mese o neanche la data. Anche Golbat, ma ha spiegato Blinken, si tratta di una decisione già presa, lo ha detto il segretario di Stato durante l'incontro con il presidente palestinese Mahmoud Abbas, durante il quale c'è stata promessa da parte degli Stati Uniti di... ma ce lo dovrei avere, Machop? No, non ce l'ho, Machop. Nei prossimi non mesi, amo i Machop, però... Sono parecchio brutti. La possibilità che gli Stati Uniti possano rientrare. Una volta mi piacevano tantissimo i Machop, ma su sto gioco se li hanno sono brutti, sembrano fatti plastilina. Continuano i colloqui, sono ormai alla quinta serie di colloqui sul tema e si chiede il quotidiano newyorkese come questo possibile ritorno degli Stati Uniti dell'accordo sul nucleare. Ottimo. Meglio di ottimo non riesco. Israele. Nell'incontro proprio avvenuto in queste ore tra Blinken e Netanyahu, Netanyahu ha ricordato che di tutti gli argomenti regionali nessuno è più importante dell'Iran, perché l'accordo nucleare che noi, riferimento all'accordo nucleare appunto del 2015, che noi avversiamo, Netanyahu consentirebbe all'Iran di avere l'arma nucleare subito. La legittimità. Guarda come corre, guarda come corre. Si chiede il New York Times l'atteggiamento. Ehi, stai calmo, dimostrato dalla visco che hai perso la mamma, però giorni di crisi israelo-palestinese. Che triste la storia dei Cubon. Il governo israeliano, Madonna, in vista di un annuncio che si ritiene prossimo di ottimo, speriamo reinserimento degli Stati Uniti dell'accordo sul nucleare proprio con questo è un po' più stronzetto, l'articolo che seppure eccellente, la carriera speriamo di bene. Netanyahu fosse giunta, carriera politica di Netanyahu fosse giunta alla fine, non vi sono leader israeliani favorevoli ad un'apertura nei confronti dell'Iran, indipendentemente dallo schieramento. Non mi fare la faccia come quella di Jerry Scotti, dai. Il rapporto tra Israele. Vista la volontà americana di aprire, che come spiegato serve da pendolo gli Stati Uniti. Nonna, guarda che roba! Tendono ad aprire l'Iran quando lo vedono in debolezza. Mi saura il 27. Vogliono raggiungere una tregua islamica per concentrarsi in Pikachu. Tutti sono saliti di livello nella regione, ovvero la Vediamo. Indosso il teschio di sua madre, com'è? Il suo verso riecheggia all'interno del teschio, producendo una triste melodia. Giulia De Luca in redazione, Tadeo Fabio, un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3. E anche Radio 3 è finita. Con questa nota tristissima, tra l'altro, vorrei dire. Questa nota tristissima. Fatemi chiudere. A questo Woody e possiamo aumentare l'audio di
di Pokémon Mixer. Ascoltiamo il verso di Cubone, molto triste. Giusto che un minuto di silenzio. Povero. Ah, povero Cubone. Beh, in teoria tutti sti Pokémon li abbiamo catturati, non mi va di sprecare Pokéball. Non so. Prendere questo, proviamo a prendere un Graveler. Solo con le Pokéball ovviamente, perché non mi va di sprecare. Ah, troppo in alto. Più in basso. Ups, mi ero scordato di mettere nice. Vediamo bene. Eccellente. Che culo, mi sembrava eccellente come lancio, eh? Dai. Almeno questa scusa. Aumentiamo un po' di XP. Sti Pokémonazzi. Allora, vediamo se intanto possiamo cambiare qualcosa in squadra. Non vorrei farmi una squadra intera di roccia, però magari se abbiamo qualche Pokémon interessante. Organizza e cerca, decrescente. Nidorina al 23, però mica male. Adesso abbiamo Spearow, Cubone. Abra ce l'abbiamo al 21, i Graveler sono al 20. Ma sì, dai, lasciare così la situazione. Gabriele, poche fanate. Bello Kangaskhan. Bellissimo come Pokémon, complimenti. Ah, questo mi fa pittennare, lo so. Intanto ti vorrei scottare più che altro. Esatto. E poi vorrei farti fossa. In teoria dovrebbe essere super efficace, Non lo so. Nice. Fa fare bella figura. What? Onyx al 24. Bel Pokémon comunque Kangaskhan. Complimenti Gabriele Pokéfanatico. Perché queste rocce qua non nascondono niente. Revitalizzante, ci potrebbe far comodo questo. Aia, lotta. Notta, non ho granché di Pokémon decenti. Cosa fare? Salviamo.
Mirko, cintura nera. Per forza fossa. Facciamo fossa e poi si vede. E poi si vede perché mi fa un sedere grande come non so che cosa questo. Onyx sono troppo potenti. Good. Nice. Mamma mia. Beh dai. Stati fortunati. Però un'altra volta cosa è pazza. Buona lì, buona. Devo fare un po' di carezze a Ivy, perché se le merita con tutti questi brutti colpi che sta facendo. Bye. Attento Ivy Sauch, Rayorn al tuo sedere. Coccole. Non vuoi le coccole, piccolo Ivy. Per via del cappellino che non riesco a farti le coccole. Non hai voglia. Niente, non vuole le coccole. Traveler. Boh. Non lo sto. Prendiamo un altro Rayorn, non so. In caso prendiamo, cerchiamo di prendere anche. Che bello che è Rayorn. In caso proviamo a prendere anche quell'altro Graveler. Sembro più grande, dovrebbe darci più esperienza. Eccellente. Brutta. Eccellente. Nice. Quindi al 31. Altruismo. Leggo soltanto cos'è che fa, ma potenzia l'attacco. Blocca, blocca. Prendiamo questo Graveler a sto punto, dobbiamo far salire di livello più che altro i Pokémon, perché... Ma vaffa, vaffa. Mettiamo a buon uso ste belle Pokéball. Good, good. Anche questa scusa di Onyx sale di livello. Tra l'altro non ho visto le statistiche, ma saranno assurde come qualsiasi Onyx. Intanto a livello 4 ha 52 di vita e si arrabbia facilmente. Attacchi sono un po' una cacata, però guarda, difesa 89, velocità 49. Madonna, è un mostro lì, tra l'altro. Non mi ha fatto male Onyx. E poi come è uscito di là? Ah, un altro grave e basta. Sti speologi, com'è che si chiamano? Montanar, forse. Geodude. Allora, lui avrà sicuramente i classici 3 Geodude da battere. E farei sempre fossa.
No. Oddio, questa mossa. Cazzo, allora non sono riuscito a batterlo. Ed è stato intelligente utilizzare autodistruzione adesso. Già. Bella strat, bella strat. Onyx addirittura. Porca. Mi conviene cambiare Pokémon. Mi conviene utilizzare Wartortle. Idrovampata con lui. E se non riesco a batterlo, via di pozione o super pozione al nostro caro Eevee. 23 contro 24. Ma con un'idrovampata dovrei buttarlo quasi giù. Oltre che ascoltarlo. Madonna. Grande, grande. Andato giù come niente. Come foglie in autunno. Ed è al 25. Nice. 28 Ivysaur, dai che Venusaur è sempre più vicino. No, continuiamo a lottare, dai. Siamo da solo un'ora live, pensavo che fosse molto di più. Ups, scusate. Tre Pokéball fanno sempre comodo in questa bella grotta. Che Pokémon è quello? Ehi, no, Golbat. Ah, dobbiamo mettere su un po' di vita al nostro povero Eevee. Dove sono le pozioni? Pozione, pochissime pozioni, caspita. Ah. Va bene così. Le pozioni. Nonna, pochissime. Dai, vai. Proviamo con fiamma. Urca. K.O. K.O. alla grande. Poliwhirl. Se cambio Pokémon, cosa posso mettere fuori? Pikachu per forza. Oi oi. Prende avere già fulmine Pikachu. Easy. Pikachu che si guarda intorno come se fosse niente. Come se fosse niente. Tre megaball. Comodissime. A Fiorna, scusa, non volevo rompere le balle. Non avrei voglia di catturare te perché sennò ci stiamo qua tutto un giorno. Dove devo andare? E qua ci sono già stato. Il Graveler ce l'ho. Ah, c'era la scala qua, vengo. Tup tup tup. Dai, facciamo sta battaglia. Cos'è che ha detto sul mio corno? Il mio corno è nella media, stai tranquillo. Wallet! Non ho attacchi d'acqua però.
Forse buio sarebbe efficace. Proviamo. Un bel attacco lanciafiamme. Altro morso. Che dire, tra cani. No. Mi ha fatto vedere anche i gommini. Povero Growlithe. Uno dei miei Pokémon preferiti. Specialmente quando si evolve. Evolve è un proprio un bel Pokémon. Foldato, mannaggia. Lasciami stare, va. Traveler, Cubone, Geodude. Dentro un Rhyhorn. Classica. Il classico prendo, insomma. Montanaro. Onix. Diciamo fossa, che dire. E poi vediamo il prossimo Pokémon, cos'hai? Pochissimi PP. Forte. Piace che mi son perso Sassata. Niente, direi di usare no! Un sasso in testa. Usiamo comete. Oh, in un caso anche fiamma, bam. Non è il meglio, però. Però adesso lo scotta. Bravo Eevee, bravo, bravo, amico mio. Tolto di più con la scottatura che con l'attacco stesso. Comete. Più 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 più. Good. Very nice. Pen Slash. Ma si usiamo Wartortle. Non lo so. Dovrebbe essere abbastanza efficace Wartortle. Oi. Usa. Sostituisci. Oi oi. Il best Pokémon ever, Eevee. Bello Sunslash. Bello. Bello proprio da vedere. Netto. Pulito. Da dove si esce? Sei tu in Montanaro, mio caro. You are the Montanaroz. Un altro qua. È finita la sta grotta, lo sapevo io. Ok, infinita. Sì. Questa dovrebbe essere la penultima grotta per quanto riguarda. Ma che attacchi fare a Macho? Però fiamma bam, quello che ti dica. Parapapa. Mannaggia a voi e le difese speciali che avete. No, se io non ti vedo. Comete non è un granché. Proviamo morso. Dovrebbe cambiare molto. Non è molto efficace, però intanto l'ho messo KO. Parapara. Rhyhorn. Vieni, vieni, Wartortle. Tocca a te. Questa grotta sta salvando proprio quella cosa con cui ci sediamo. Il nostro caro Wartortle. Via qua, via qua. Ha ancora azione sto Wartortle. Che botta. Manchoke. Bogeball. Fune di fuga? No, dai. Non vorrei usare fune di fuga. Però una pozione su Eevee la farei. Ma quasi quasi, guarda che faccio io.
Metto il portal qua in primo e via. Madonna, quanti geodut. È che lui non avrà molta roba di roccia, credo. Super gente questa. Parappa. Infatti a Ivysaur. Ditemi se questa non è sfiga. E che usare con Ivysaur? Usa un Pikachu che da un po' non usa. Non so se sia una gran strat. Mi ricordavo che non era molto efficace, ma non ero abbastanza sicuro, quindi volevo vedere. Allora, intanto questo, prima che me ne vado, paralizzerei. O potrei utilizzare schianto, perché è una buona mossa. Magari sono fortunato e riesco a metterlo KO con schianto. Niente, il riduttore mi cazzia alla grande, infatti. E abbiamo un Pikachu down. Faccio uno con Nidorino, cioè non puoi buttarmi giù il mio Pikachu. Nidorino, sai cosa fare con quel becco? Pulito. Con un video da che? Ma quanti soldi avete comunque voi fanatici, eh? Cura totale. Graveler. Dove vado? Provo ad andare qua. Volato. Qua si va su. Invece qua. Zubat. Questa non mi dà l'impressione di avere Pokémon roccia. Golbat, quello non Zubat. Sarà l'uscita questa. Infinita sta grotta, mannaggia. Infinita. Lasciami sta, se mi sta che non c'ho voglia. Mannaggia, oh. Non lo so. Graveler grande, tra l'altro. Ma guarda, due Pokéball te le tiro. Tanto per aumentare un po' di XP. Se alla terza non va, me ne vado. Metti Graveler, ci avrò. Le Pokéball ti lanciano di più. Vuoi venire con me? Bene, se no, ciao, mi vado a bere la Pepsi. Ti ho dato l'opportunità di vivere un'avventura. Mi disp. Bye. Allora, prima di salire qua, vediamo da sinistra cosa c'è su. Che paura, Onix. Anche a te ti lancio tre Pokéball, se ti va bene vieni, se no... Yeah, oh. Meno uno.
Cosa cerchi di attaccarmi? Sto dando un'opportunità di vivere. Cioè, stare una vita intera dentro una grotta al buio. Do l'opportunità di vivere un'intera vita dentro un box. Un box Pokémon. Che non ho idea di che cosa succeda dentro i box dei Pokémon. Tre Pokéball, ciao. Ho già 99 Pokéball, tra l'altro. Ero già salito da qua. Ok. Vado a prendere la Beppo, sì. Arrivo. Quasi le 11, noi dobbiamo andare a fare la spesa. Vediamo, battiamo questo allenatore qua. E dopo questo, vediamo. Riesco ad orientarmi un attimo su sta grotta. Sì. Non ci capisco più in tu. Pulpix. Vabbè, dai, con Wartortle dovrebbe andare ok. Con la situazione dovrebbe essere. Idrovampata, quanto ne ho? Ancora tanta roba. Allora vai. Io veloce questo voto, questo Vulpix. Qual è il tuo prossimo Pokémon, signorino? Schianto. Schianto, un camale. Posto di stridio sicuramente. Tra l'altro Ira fa 20 e Livito Roccia. Oh sì, vero. Sicuramente a posto di stridio. Uno due tada. Kadabra. Cambiamo Pokémon giusto per evitare di perdere. E utilizzerei Onix. Onix, così si allena un pochino. Invece di vivere di esperienza condivisa. Nice. Bel pennacchio. Wow, figo Kadabra. Allora. Inizierei con uno schianto e poi fossa. Cos'è sto attacco? Madonna mia. Cazzarola è potente sto Kadabra. Non so se riesco a utilizzare fossa. Cambierei Pokémon. Perché se perdo Onix qui non sale più di livello. Quindi. Kadabra, vai di Nidorì. Assolutamente sì. E se ammazzi il Nidorino non me ne frega molto. Mi dispiace, ma... ho fatto bene. Psicoraggio me l'avrebbe messo 8 volte KO. Porco Giuda. Ho messo il KO anche Nidorino. Mannaggia. Questo è un problema. Ivysaur non mi serve a niente. Ivy, per forza Ivy. Ivy è l'unico che gli può fare un culo enorme. Ivy, conto su di te. Ivy, sappilo. Chiama Bam, lo devi buttare giù. Bravo Ivy, bravo. Ah, beccati questo Kadabra. Te lo meriti. Grande. Bene, bene. Vai, sali di livello. Allora però abbiamo i Pokémon mezzi spaccati. Tutto i Ivysaur che non serve un tubo.
Saul veramente è una schiappa. Abbiamo salvato, proviamo a battere quest'altro qui. Vai, guardato Diglett. Azzarola. Azzarola, guardato. Non lo so. Blu. Idrovampata io lo faccio sicuramente, ma lui non è roccia, è terra, sì. Super efficace anche con lui, bene, buono a sapersi. Non mi ricordavo completamente. Devo insegnare qualche mossa a Eevee, perché con Eevee non mi serve un tubo di niente, ha degli attacchi questo risultato. Fino a lottare, Flareon forse è quello di fuoco, quindi sono fortunato. Nice. Stavo pensando anch'io di farlo diventare di fuoco il mio caro Eevee, però mi sa che non si può evolvere lui. Ma che attacco rapido ho utilizzato Eevee, scusa, cioè Flareon, stai calmo. Madonna mia, ma che roba. E io non dovrebbe buttarmi giù, però devo andare di pozioni su tutti i Pokémon che ho. Guarda Madonna, maledetto, non vedi come sono messo? Cazzo, doveva essere una lotta alla pari. Attacco rapido. È un rischio quello che sto prendendo, però questo c'ho. Frustata, l'unico attacco che fa qualcosa il Sauro è d'erba, non c'ha un riduttore, non c'è niente. Adesso gli insegno qualche mossa su i Visauro perché è ingestibile. 5 ultra, però allora borsa, via di pozioni, tanto pozione usa quartotto 2, almeno lui se le merita, ha fatto tutto lui. Eevee come minimo 3, no va bene 2. Onix ci può salvare il culo anche lui. In teoria non posso fare un tubo, poi anche War Turtle per forza. Il Saur dipende adesso se che MT posso insegnargli. Ivysaur può imparare botta in testa che è 70. Solo questo. Vabbè, meglio di niente. Un segno botta in testa può farle anche tentennare. Bene, vai Ivysaur. Sonnifero so che è molto comodo, però 75. Parassieme. Veleno polvere. Non posso rischiare, tutte le volte che ho fatto sonnifero non andava con segno. Non andava proprio segno, però. Direi di togliere veleno polvere, perché in caso... Sì, togliamo veleno polvere, dai. Togliamo questo. Tanto hanno la stessa... Dai. Invece quell'Onix mi sa che posso insegnargli qualcosa di più interessante. Idrovampata la conosce. Movimento sismico no? Mi ricordavo che Onix poteva imparare movimento sismico.
Breccia. Onyx non può imparare niente. Solo botte in testa. Insegniamolo anche a Onyx sta botte in testa, dai. Botte in testa, sì. Al posto di Evito Roccia, mi sa. Perché Ira... Evito Roccia per adesso. Buona. Direi che per oggi possiamo spegnere. Possiamo chiuderla qui perché dobbiamo andare a fare la spesa. Dobbiamo andare a fare la spesa. Che dite? Grazie di averci seguito, veramente. Grazie. Grazie a Martina H, Martina H, di essersi iscritta su YouTube. Cosa rara è che non si vede spesso. Grazie, veramente. E con questo mi ha anche ricordato che devo sistemare qualcosa ancora a livello grafico. E a proposito di cose grafiche, grazie anche a Poor Fry, che ci ha seguito oggi. Ciao, e ci vediamo noi oggi pomeriggio con Yakuza 4. Signori e signore, oggi ritorna Kiryu. Che dire, grazie veramente a tutti, grazie. Ci vediamo dopo. Ciao, buon pranzo se mangiate. Ciao.